Il reddito di cittadinanza spacca il paese. E certificarlo è l'ultimo sondaggio dell'Istituto Ipsos Italia, diretto da Nando Pagnoncelli, diffuso dal Corriere della Sera. Stando ai dati raccolti, l'elettorato appare diviso sulla misura più discussa della manovra. Prevalgono, sia pure di poco, i contrari, 46%, sui favorevoli, 44%. Il consenso prevale tra i pentastellati, 69%, ma uno su quattro è contrario, e più blandamente tra i leghisti, 50% a favore, 44% contro. Tra gli elettori del centro-sinistra il risultato è rovesciato rispetto ai pentastellati, 68% contrari e 1 su 4 favorevole. E nel centro-destra, esclusa la Lega, il 53% si dichiara contrario e il 40% favorevole. Il provvedimento incontra, comprensibilmente, il favore dei disoccupati, dei lavoratori esecutivi, dei residenti nelle regioni centro-meridionali e, più in generale, tra i ceti più in difficoltà, mentre suscita perplessità o dissenso tra gli altri che pensano sia una misura assistenzialistica. Il sondaggio si concentra anche sulle altre misure principali contenute nel DEF, a partire dalla riforma fiscale, che ottiene l'approvazione del 47%, mentre il 32% è contrario, e incontra il consenso anche degli elettori dell'opposizione di centrodestra, 53%, da sempre sensibili al tema. Il provvedimento più popolare sembra invece la modifica della legge Fornero, con l'introduzione della cosiddetta quota 100, 55% a favore, 32% contro. L'opposizione di centrodestra è favorevole, 56%, mentre quella di centro-sinistra è divisa, prevalgono i no, 45%, ma i sì sono al 40%. Infine la pace fiscale, 1 su 2, 49%, approva mentre il 41%. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.